Ciao ragazzi e ben ritornati con noi sull'Otaku TV Italia. Io sono Alberto e io sono Christian e oggi vi parleremo di un altro dei nostri gameplay. Oggi facciamo un gameplay veramente particolare perché parleremo di un gioco che non è uscito qua in Europa ma solo in Asia. È un gioco giapponese e stiamo parlando di Kaimen Raiden Super Climax Heroes. Ragazzi, un gioco veramente spettacolare. Un picchiaduro pieno di personaggi. Alcuni li potete vedere alle nostre spalle tramite le foto sul monitor, altri li andiamo a vedere subito dopo il nostro breve stacco pubblicitario offerto dal nostro sponsor ufficiale Robotron e la nostra sigla dedicata ai nostri gameplay. Eccoci qua, giunti con il nostro gameplay di oggi riguardante Kaimen Raiden Super Climax Heroes. Grande. Grandissimo, Cri. Allora, siamo un po' entusiasti di farvi vedere questo gioco perché è veramente interessante. Molto entusiasti, ragazzi. E scoprirete anche il perché. Assolutamente. Innanzitutto, potete già da valutare da voi l'inizio con le marche che hanno collaborato per questo gioco, perciò ragazzi fate voi. Bandai non ci delude mai. Mai, ragazzi, mi raccomando, ricordatevelo. È un gioco veramente particolare. Infatti vi faremo vedere anche la sigla, magari così, perché merita. Sì, godetevelo. È per voi, raga. Intanto che voi vi vedete la sigla, io e Christian stiamo ballando perché c'è un bel ritmo. Sì, stiamo facendo un mini party. Sì, sì, tipo combo su combo che a momenti spacchiamo tutto lo studio, ragazzi. Possiamo fare un otaku party volendo, che ne pensi? Lo proporremo. Guardate la varietà dei personaggi. Le mosse, le combo. Ha un gran carattere sto gioco, veramente. Estremamente carismatico. Magic potato,
con le mitiche voci dei personaggi, Albi. Assolutamente sì, ragazzi. E questo è un assaggio, lo facciamo per evitare di violare i soliti diritti di copyright. Ma noi siamo bravi ragazzi. Allora, questa è la schermata iniziale, possiamo scegliere se fare la modalità storia, cioè andiamo nei vari livelli, oppure fare una modalità versus, tranquillamente. Certo. E noi vi facciamo vedere la modalità storia per farvi vedere magari anche dove siamo andati avanti, infatti questo è il nostro salvataggio. Appunto, per chi come ne conosce il giapponese penso che sia abbastanza facile d'altronde. Ragazzi, tanto, tolto il fatto che bisogna mettere cerchio al posto della X e viceversa, tutto il resto andiamo un po' intuizione. Allora, vi facciamo vedere a caso una delle missioni per farvi vedere come funziona. Questa è la modalità storia, scegliete un posto dove vedete, vi dà la missione nuova, poi arrivate qua. E non sempre vi fa scegliere il personaggio, perché in questo caso ce lo fa scegliere, di solito ce ne dà uno anche lui. Questo è il personaggio sul quale si aggira questo selezionato one player, è il personaggio sul quale si aggira tutto il game. Questi invece sono tanti altri personaggi, tra i quali ci sono sia i cattivi sia i buoni, e tanti ancora da sbloccare almeno. Tra l'altro, diciamo una grande chicchetta, Albi, Kamen Rider fu stato una grande serie degli anni 70, una serie televisiva. Assolutamente sì, infatti io per molto ma molto tempo pensavo che fossero degli, diciamo così, i predecessori dei Power Ranger, perché mi sembrava veramente tanto. Pur essendo stati creati comunque nella stessa casa, dava quell'impressione lì, appunto. Assolutamente. Io, ragazzi, mentre sto parlando con voi vi sto dando una scarrellata per farvi capire, diciamo così, quanti personaggi potete trovare, perché non posso farveli vedere tutti quanti, se no io e Christian faremo un gameplay da 50 ore. Finirebbe praticamente dopodomani. Infatti adesso, per non annoiarvi troppo, andiamo al nostro match. Sì, così almeno anche si fanno un'idea di com'è anche la grafica. Bravo, questa è la modalità. Una volta che abbiamo scelto il personaggio, possiamo scegliere se usare il nostro personaggio ma allo stesso tempo poter interpretare con l'anello, che andremo a vedere dopo, gli altri personaggi, che sono in questo caso il giallo, il verde e il blu. Essere noi con la nostra armatura potenziata, essere noi tranquillamente così come sempre, e avere un doppio che ci aiuta. Una sorta di sembianza alla Shamsung di Mortal Kombat. Bravo. Noi scegliamo quella di potervi farvi vedere le quattro sembianze. Possiamo scegliere con che personaggio iniziare, con che colore, e noi iniziamo con il rosso. Red. Ragazzi, a me piace sto gioco. Anche a me, decisamente sì. Poi noi riusciamo sempre ad andarci a imbattere negli acquisti più strani, d'altronde. Guardate il personaggio rosso adesso, quante volte, perché vedete in basso a sinistra ci sono vari colori. Allora, ogni colore appartiene al personaggio. Sotto troviamo la barra integrante dell'energia. Avete visto, ragazzi? Adesso sono diventato blu, per dire. Ricordiamo anche che raggiunta la piena energia della barra, si raggiunge la climax per fare la mossa, la super mossa. Giusto, Albi? Oh già, sono tornato rosso. Grande. Ogni cavaliere c'ha la sua mossa. Veramente divertente come gioco. Vedete, questo è il potere della terra. Questa è la super mossa del cattivo. Vedete, in questo caso il personaggio usa delle carte. Certo. Diciamo che le sequenze in full motion sono veramente spettacolari, eh? Sì, vero. Il motore grafico si presenta molto bene. Performante, veramente, che mossa. E adesso tocca a noi, ragazzi, questa è la nostra super mossa.
Questo è un personaggio che racchiude più personaggi in sé, perciò il potere di tutti: terra, acqua, cielo e fuoco. Diciamo tutti gli elementi in natura. Sì. Anche la messicità, diciamo. Certo. Mi piacciono tantissimo le combo così, ragazzi, perché sono veramente belle anche da vedere. Guardate il balletto con il quale si ferma. Spettacoli anche i simboli che si creano intorno al personaggio. Gli effetti speciali sono una luce per gli occhi, una musica per gli occhi. Assolutamente sì. Infatti è quello. Abbiamo preso anche la super, il massimo. E abbiamo sbloccato una figura, perché comunque andando avanti, come vi dicevamo prima, si possono sbloccare le varie cose. Eh sì. Adesso cercheremo di tornare nel menu principale per potervi farvi vedere l'altra modalità, che è quella un pochettino per farvi vedere gli altri personaggi. Ok, scusatemi ragazzi, avevo sbagliato. Ok, ricordatevi il sì a sinistra e il no a destra nei giochi Jump. Cambiamo la modalità e andiamo contro il computer per farvi magari vedere un altro personaggio. Certo. Bello. E in quelli che noi abbiamo visto ce n'è un altro che ci piace molto, a me e a Christian, anche perché la combo del quale che lui fa è di veramente tanti colpi, ragazzi. Non ve lo vogliamo dire adesso. Vedete, sì. Anche qua possiamo iniziare con una varia armatura. Ragazzi, questo è un personaggio veramente strano. Anche per i cattivi possiamo sceglierli come farli combattere. Infatti li facciamo combattere magari nella maniera che ci piace vedere a noi. Se non abbiamo mai visto il personaggio cattivo, lo facciamo combattere al massimo. Mi sembra giusto. A volte mi dà l'idea di stare in una radio, è vero? Sì. Allora ragazzi, vedete, questo è un personaggio molto strano, perché vedete, ha delle ruote, anche le maniglie nel quale bisogna sgasare con sì, la moto. È della serie Rider. Quindi loro sono dei rider, di per sé hanno parti meccaniche di auto comunque. Ricordiamo anche un'altra cosa: il tempo massimo del climax ha un lasso di pochi secondi per poter fare la super mossa, giusto Albi? Assolutamente sì, perché sennò scade il tempo. E infatti in questo caso ci ha bloccato la super mossa il personaggio. Ma adesso cerchiamo di recuperare. Ma certo, noi siamo dei grandi gamer. E l'ho battuto senza mossa. Okay. Ragazzi, vi chiedo scusa, ma meno male che c'è il secondo round per farvi vedere la super mossa, perché era questo che volevamo farvi vedere. Infatti ringraziamo Christian che sta smanettando come i pazzi adesso per fare il secondo round. Diciamo il culo di tutta la recensione. Possiamo dire, ma Christian, sei sempre come sempre molto, diciamo così, soft nelle cose. Ma diciamo che ci adattiamo. Già. Aia! Ecco qua. Ecco. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ecco, trasformazione nell'altro personaggio. Quello che vi stavamo dicendo prima delle moto, lui ha delle ruote sulle gambe. Infatti quelle che vedete in blu sono le strisce della strada. Belle sgommate in faccia. E vi fa vedere il contacombo che ha in mano, infatti 98, eccolo qua. Fenomenale ragazzi, 98 hit ragazzi, chi non vorrebbe 98 hit in faccia? Sì, infatti, giusto per. E con questo capo noi concludiamo il nostro gameplay di oggi. Eccoci qua, ritornati dopo il nostro gameplay in studio. Christian, come ti è sembrato questo gioco?
è stato estremamente frenetico, bellissimo, lo consiglio a tutti, veramente. Un bel gioco per la grande, diciamo così, varietà dei personaggi e anche le varie opportunità che ogni personaggio ha delle sue mosse. Una cosa molto bella questa, diciamo così, questo misto del gioco picchiaduro con dei personaggi che hanno l'opportunità di trasformarsi più volte e anche di avere varie armi. Perciò un picchiaduro veramente fuori da tutti gli schemi. Perciò hai qualche cos'altro da aggiungere, Cri? No, volevo dire che è un gioco veramente estremamente versatile, appunto come dicevi tu, Alberto. Ripeto, lo consiglio a tutti, per gli effetti speciali, per il anche la meccanica del gioco su come è costituita la grafica, la giocabilità è veramente longevo, quindi potrebbe interessare ai patiti di questo genere, diciamo. Specialmente per chi è amante dei picchiaduro con una risposta pronta dal momento che si schiaccia il tasto del joystick e poi c'è l'azione del personaggio, è un gioco che risponde veramente bene, non è lento, è molto fluido. Beh, con questo è tutto, un saluto da me Alberto e da me Christian. Ci rivediamo sempre qua sull'Otaku TV Italia per un altro dei nostri servizi. Ciao ragazzi, alla prossima.